Presentata presso la BCC Bucino Comuni Cilentani, la sesta edizione di Story Riders, evento culturale dedicato alla narrazione e all'ascolto di storie. La manifestazione si terrà a Tor Chiara il 9, 10 e 11 e il 16, 17 ottobre 2020. Per circa 5 giorni ci si potrà immergere in un grande happening in uno dei luoghi più belli ed affascinanti del Cilento. Non solo avvincenti conti e racconti, ma un programma denso anche di altri appuntamenti con ospiti di livello nazionale e il concorso Common People, obbligatoria alla prenotazione al 331 58 75 042 anche tramite WhatsApp. L'accesso sarà consentito in base alla disponibilità dei posti. Sesta edizione che si è resa possibile grazie al contributo della Regione Campania, soprattutto della Regione Campania, che attraverso la Direzione della Cultura ci ha dato un contributo sulla base della legge 7. Voglio specificare questo perché è per noi motivo di orgoglio questo supporto, perché porta l'attenzione della Regione da un punto di vista di cultura sul nostro territorio cilento. Common People quest'anno ha visto un boom, un successo incredibile, sono arrivati oltre 200 racconti, persino dall'estero, dall'Inghilterra, dalla Svizzera, anzi uno dei premi è stato proprio aggiudicato da uno svizzero. Per noi ovviamente è un'occasione importante anche per raccontare il ruolo di una banca locale di comunità, il ruolo che può avere su un territorio, soprattutto in una fase emergenziale non solo sanitaria ma soprattutto di carattere economico, e quindi questi eventi di qualità, perché io dico sempre che la crisi può rappresentare una grande opportunità anche per i nostri territori, però in tempi di crisi c'è bisogno di interpretare queste opportunità puntando sulla qualità, e questo tipo di evento devo dire che negli ultimi 5 anni ha fatto delle cose eccezionali, guardando anche il programma dei 3 giorni del mese di ottobre di quest'anno. Devo dire che soprattutto per la presenza di personaggi della cultura, dello spettacolo, del giornalismo, che di elevato spessore, può dare in termini di comunicazione un'opportunità ulteriore per definire anche un'offerta turistica più strutturata per i nostri territori. Il programma di quest'anno è ricco di piccole e grandi cose, cioè di piccole cose magari come presenza di persone, ma grandi cose come valore di quello che si offre, come ospiti che abbiamo e sugli argomenti che trattiamo. Quindi è veramente un anno di passaggio, sicuramente, speriamo di passaggio verso, e sono convinto, di passaggio verso qualcosa di più tranquillo per il futuro, ma soprattutto di passaggio, perché ci fermiamo un attimino a meditare senza fermarsi, è come se stessimo, invece di correre stiamo camminando, stiamo passeggiando insieme come amici e parliamo di cose importanti per il Cilento, della cultura, e lo facciamo senza fermarci.